Alla fine della trasmissione volevo anche lanciare questo che è il primo evento che organizziamo da qui alla data del Non referendum. prendo più telefonate adesso, fin alla fine. Allora, è la presentazione di un libro che riguarda il tema di cui stiamo discutendo, di Chiara Valentini. Il titolo è La fecondazione proibita. La presentazione Il libro della Feltrinelli, casomai, se qualcuno volesse volesse recuperare. procurarselo. E la presentazione verrà fatta venerdì 13 maggio alle 21 alla sala Livio Paladin di Palazzo Moroni, la sede del municipio di Padova. È la sala che si trova all'interno del cortile Pensile. E saranno presenti, interverranno all'iniziativa Franca Bimbi, che è docente dell'Università di Padova di Sociologia della Famiglia, Enrica Finotto dell'associazione Cerco un Bambino e Rosanna Tosato, che è una dei membri del nostro comitato. E per quanto mi riguarda personalmente, cioè iniziative organizzate da me per conto sempre del comitato, comunque io sono un consigliere del quartiere 5 sud-ovest Armistizio Savonarola, quindi come consigliere del quartiere. Lunedì 30 maggio avremo la nostra iniziativa nella saletta del Dazio in Riviera Paleocapa a Padova e mercoledì 8 giugno in Via Varese, nella saletta di Via Varese, sempre del Consiglio di Quartiere 5, l'ultima iniziativa nostra prima del referendum che si tiene pochi giorni dopo. Per tutte le altre iniziative che sicuramente altre donne di altri quartieri, di altri comuni terranno da qui al 12 giugno, io vi invito appunto a chiedere informazione alla posta elettronica del comitato oppure tenere d'occhio i giornali dove Ecco, se ci mandate i comunicati, noi ve ne parliamo, diamo sempre la notizia, ben esatto, al volentieri. limite man mano che queste cose vengono fissate, mandiamo qui e così. Sì, noi ne parliamo sicuramente, diamo appunto l'annuncio, anche perché è importante, perché se tenete conto che la Chiesa Cattolica è già partita da marzo di quest'anno a fare la campagna per l'astensione, che tutti quanti i quotidiani, settimanali, parrocchiali hanno fatto un Non articolo solo, ho unico. fatto una ricerca su Google per tirarmi giù alcune cose sulla legge e c'è già la pubblicità della Chiesa Cattolica di non andare a votare. Sono già entrati con siti a pagamento Sì. per battere la legge. Su Google stanno Ma finanziando. io vorrei dire agli ascoltatori, indipendentemente da come intendano votare, andate a votare, esercitate il vostro diritto di voto. Noi ormai siamo abituati, soprattutto le generazioni più giovani, la diamo come una cosa Sì. scontata, quasi una noia andare a votare 2 o 3 volte all'anno. Esercitate il vostro diritto di voto, non lasciatevi influenzare da chi vi dice di non andare a votare. È molto importante. È lo strumento democratico tramite il quale il cittadino comune, quello che non è impegnato politicamente, quello che non è impegnato nell'associazionismo, ha la possibilità di cambiare le cose che eventualmente non gli piacciono. Non andate al mare, non state a casa, andate a votare, non in questa Noi occasione, ma vi sempre. abbiamo sempre detto che se voi scegliete come la scelta, per esempio, dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica e mettere quella firma per lo Stato, anche se lo Stato non piace, non è importante. È importante è che noi separiamo le nostre decisioni da ciò che succede. Cioè, il voto o una firma può essere dire io ho fatto questo, vabbè, ho perso tante quelle volte nella vita e perderò, però l'ho fatto. Cioè, mentre invece se voi non lo fate, rimpiangerete il fatto di non averlo fatto. È questo che c'è un prezzo da pagare. Ricordatevi che ogni azione che si fa entra dentro di noi e ogni azione non fatta è sempre un'azione che noi paghiamo. Ricordiamocelo Ma questo. soprattutto, secondo me, l'atteggiamento di non andare a votare è il non accettare il gioco democratico delle cose, il confrontarsi gli uni e gli altri su determinate situazioni e come si diceva prima, dire la propria, non chiamarsene fuori. Comunque è importante ricordare nuovamente che questo è un referendum molto rilevante che io veramente associerei alle battaglie laiche storiche che sono state fatte in Italia sul divorzio e sull'aborto, perché
sono norme che determinano la libertà personale degli individui, che riguardano la nostra morale e vi ripeto, non può esserci una morale comune da imporre a tutti esatto. quanti. Ognuno ha la propria e non può imporre agli altri quelle che sono le proprie. Voi sapete, tutti i radioascoltatori che ci seguono sanno che noi come Federazione Pagana non abbiamo mai fatto campagna per nessun partito. Non abbiamo mai fatto campagna per politiche amministrative, eccetera. L'unica cosa che a noi ci interessano sono invece la visione sociale della vita e le questioni di libertà. Sulle questioni di libertà la Federazione Pagana deve impegnarsi nei limiti del possibile, chiaramente per quello che può fare, perché le questioni di libertà sono un patrimonio delle persone. Rinunciate a questo e vi ritroverete coi campi di sterminio un'altra volta. Non c'è alternativa, Francesco, vuoi dire qualcos'altro? No, beh, penso che la cosa sia chiara. Allora ridai un po' i numeri, i telefoni, le indicazioni. Allora in conclusione vorrei ricordare la mail che avevo già dato prima, referendum per il sì, tutto attaccato in minuscolo, @cglpadova.it. Poi ci si può rivolgere al Comitato per il sì ai referendum, che ha sede in via Longhin al 121 a Padova, telefonando al numero 049-894-4211. Ripeto, via Longhin 121 Padova, 049-894-4211, chiedendo di un rappresentante del comitato. E appunto mi impegno a trasmettere quanto prima qui alla sede della radio l'elenco delle iniziative che man mano verranno fissate, sempre in sostegno di poi questa campagna. Ci saranno altri speaker che le prenderanno. Ricordiamo che martedì sei ancora qua in radio. Allora, martedì mattina mi hanno invitato dalle 9.30 alle 12, quindi riparleremo nuovamente del referendum. Sarà con Giorgio Occhio di Lince qui in radio. Niente, dopodiché il 13 vi ricordo che scatterà la paracondicio del 3, per cui non si potrà parlare di referendum. Siccome io non potrò parlare del referendum, però ho un articolo del Corriere della Sera che parla della legge, mi impegno fino al referendum di leggervi questo articolo, per cui ogni volta che andremo in trasmissione vi leggerò questo articolo. Sarà barboso, ma bisogna che le persone siano consapevoli delle loro scelte, di quello che fanno. Francesco, abbiamo ancora due minuti scarsi, cosa diciamo? Vi ricordo gli appuntamenti nostri adesso, il giorno 14 maggio, sabato, qui in sala Radio Gamma 5, terremo il dibattito sullo scetticismo alle ore 20:30. E il giorno 18 giugno 2005 sì, presso il Bosco Sacro di Jesolo otterremo il rito dell'equinozio del solstizio d'estate. Pertanto il rito dell'equinozio e solstizio d'estate, venite un po' prima così mi aiutate a portare la legna, perché è lunga e dura. Va bene. Ciao a tutti e vi do appuntamento per le ore 19, fra le 19 e le 20 riprenderemo il discorso. Non riprenderemo il discorso sulla sospensione del giudizio, vi parlerò invece della decisione della Corte Costituzionale, siccome una decisione importante, ne parleremo allora. Arrivederci. Ciao.